Ciao Roberto, come sta andando la tua partecipazione nella Job Experience? Ciao Natalia, anche la Job Experience è un'esperienza che è estremamente utile perché si affianca ai moduli del master e nei fatti si mette in pratica, si ha la possibilità di imparare mettendo in pratica tutto quello che è stato spiegato e visto assieme ai docenti. Durante la Job Experience siamo organizzati in gruppi che presidiano degli argomenti, ad esempio io sono Chief Editor e anche autore della parte di blog di Digital Coach che cura la parte di e-commerce, vendita online, internazionalizzazione. Seguo anche la company page di Digital Coach su LinkedIn. Altri presidiano altri argomenti come Digital Case Histories oppure i temi legati al lavoro e presidiano altri social media come Facebook, Google, Twitter. Ciascun gruppo sviluppa un piano editoriale, quindi delle proposte di post che nel tempo vengono appunto realizzate e devono essere in qualche modo garantite. Tutti i partecipanti imparano a realizzare un post, imparano i criteri con i quali lo si fa. Imparano a caricarlo utilizzando WordPress, quindi sul sito di Digital Coach, imparano a posizionarlo in termini di SEO, che è l'altro elemento importante, con le meta description e le meta keyword, a utilizzare in maniera appropriata le immagini, imparano a fare delle video interviste, quindi anche queste a raccordarle o sul canale di Digital Coach specifico, ma anche poi realizzando un post che raccoglie la video intervista. Ogni martedì i gruppi si lavorano, si incontrano, fanno una verifica del lavoro fatto durante la settimana, lo fanno sia in aula che direttamente online. Utilizziamo Hangout per collegarci con quelli che non sono in aula, quindi non possono direttamente partecipare. Condividiamo evidentemente i documenti attraverso gli strumenti noti. È abbastanza utile. Hangout poi è anche uno strumento che può essere usato per fare, diciamo, delle videoconferenze che vanno direttamente in diretta, quindi può essere usato come modo e strumento per intervistare le persone di cui poi si intende fare il post. Grazie.